Pietro, è stata subito partita vera, no? Insomma, quindi sei pronti via, due o tre interventi, è stata dura, insomma, penso questo inizio di gara con il Crotone. Sì, no, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile anche perché loro venivano comunque da prestazioni importanti, hanno dimostrato comunque che nonostante la retrocessione continuavano a giocare come è giusto che fosse, quindi sapevamo che sarebbe stata una partita così. Sono contento di essermi fatto troppo pronto, però secondo me dovevamo far meglio e dovevamo essere più in partita già da subito. Sì, il risultato magari non è quello che ti aspettavi, vista da portiere, però chiaramente il fatto di ricevere insomma, tanti tiri, so che magari è peggio per la difesa, però a te giustamente Sì, invece no, io so ti quanto è mette in importante luce. farsi trovare pronti, quindi ripeto, sono contento della prestazione, però avrei preferito fare qualche intervento in meno e vincere la partita. Questo, giustamente. Senti, a proposito di questa stagione, di quando sei stato chiamato in causa, l'hai detto tu, ti sei sempre fatto trovare pronto e questo insomma è un merito anche del gruppo, dei portieri con cui Sì, lavorate, no, ma credo, no? l'ho detto dal primo momento in cui ho messo piede a Firenze, c'è un gruppo affiatato, Aleandro comunque ha grossi meriti per le nostre prestazioni e penso che non sia un caso, è tutto frutto del lavoro settimanale e dell'affiatamento che c'è fra di noi. E a livello di squadra, diciamo sì, la stagione è stata difficile, però nel momento della difficoltà vi siete compattati e avete trovato. Sì, no, penso che abbiamo dimostrato nel momento decisivo della stagione di che passo eravamo fatti, quindi ci sono state parecchie difficoltà, siamo stati bravi noi, è stato bravo il mister perché comunque non era facile, venivamo da una situazione un po' complicata e quindi nel momento decisivo della stagione siamo stati presenti ed è importante. Ti chiedo due cose proprio sul mister perché di fatto insomma, ha salutato anche ieri con una lettera, voi lo avete salutato anche con una maglia speciale l'altra settimana, insomma, anche se c'è un messaggio particolare. No, no, io lo conosco dai tempi di Empoli, quindi lo ringrazio per quello che ha fatto per noi, perché è stato importantissimo, ha saputo rimettere in sesto comunque una squadra che a livello mentale era in difficoltà e quindi penso che da parte di tutto il gruppo ci saranno solo ringraziamenti e elogi perché è stato fondamentale secondo me. Ora si stacca un po' per poi ripartire con una nuova mentalità, magari con una nuova voglia anche. Sì, no, no, sicuramente dobbiamo ripartire, azzerare questa stagione perché comunque sappiamo le difficoltà che abbiamo avuto ed è anche giusto che questa squadra lotti per altri obiettivi. Quindi sicuramente sarà una stagione importante la prossima e dovremo farci trovare pronti da subito.